L'approfondimento di questa mattina, Instant Focus, ci concentriamo su un argomento che riguarda un po' tutti quanti, da vicino, e cioè l'argomento è quello dell'alimentazione, anche in virtù del fatto che sabato 16 ottobre, è stata la giornata internazionale dell'alimentazione, sottinteso alimentazione corretta, ovviamente un tema sentito, perché insomma, per usare un'espressione diventata di linguaggio comune, serve per combattere la cosiddetta pandemia dell'obesità, molto sviluppata negli Stati Uniti, ma insomma da non sottovalutare anche in Europa e in Italia. E poi perché comunque da una buona alimentazione si può anche dare il proprio contributo per quanto concerne la sostenibilità climatica, tanto sentita in questo periodo. E non a caso, non è una notizia di questi giorni, nel senso che si parte da lontano, è di qualche anno fa, insomma, la proposta all'interno dell'Unione Europea, non soltanto, è infatti già adottata da alcuni paesi e da alcuni paesi sia dell'Unione ma anche non dell'Unione, per aiutare, diciamo così, i cittadini nella scelta responsabile degli alimenti. Un sistema, una proposta chiamata Nutri-Score o sistema semaforo. Premessa: l'Italia è contraria a questo sistema semaforo o Nutri-Score. Per capire di più, e anche tra poco vi diciamo anche il motivo per cui decidiamo di affrontare questo argomento, abbiamo chiesto l'aiuto di Chiara Manzi, che è in collegamento con noi, Cucina Evolution, nutrizionista. Chiara, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi, è un piacere essere ospite della vostra trasmissione. Grazie per la disponibilità. Allora, spieghiamo brevemente di cosa parliamo quando parliamo di questo sistema a semaforo Nutri-Score. Poi ovviamente sentiamo anche che cosa ne pensa lei e insomma approfondiamo di più il tema. Ma insomma, di che cosa si tratta? Quando ci troviamo davanti agli scaffali del supermercato, dovremmo avere ore e ore a disposizione per leggere tutte le etichette, e soprattutto dovremmo avere delle competenze, delle conoscenze superiori a quelle della media per fare una scelta. Pertanto, giustamente, gli stati hanno visto che sarebbe utile avere una grafica, un semaforo che ci dice verde, cioè l'alimento ti fa bene, mettilo sul carrello, oppure arancione, guarda, usane poco, oppure con moderazione, rosso. Certo. Rosso, lascialo lì perché non è buono per la salute. Quindi è un'idea giusta, utile, perché non abbiamo né le competenze né il tempo per fare le scelte giuste al supermercato. Il problema del Nutri-Score è che la soluzione proposta è una soluzione che invece fa fare le scelte sbagliate al consumatore e fa fare anche le scelte sbagliate al produttore, perché se io metto un semaforo verde a un prodotto che invece vedremo perché non è salutare, io non solo lo faccio comprare al consumatore, ma istigo l'industria a fare prodotti così. Quindi, sebbene il semaforo è una bella idea e sicuramente utile, realizzarlo non è così facile ed è davvero penoso che si sia arrivato a questo Nutri-Score. Beh, insomma, interessante, insomma, l'intenzione, il senso è l'intenzione assolutamente nobile, poi però bisogna anche riuscire a farlo nel modo corretto, perché evidentemente ci si imbatte in qualche equivoco e in qualche errore. Allora, l'Europa, l'abbiamo detto, è diviso sostanzialmente in due, tra chi ha adottato e tra chi, diciamo, ha approvato questa proposta, e chi no, vedi l'Italia. Si è tornati a parlare di questo Nutri-Score o sistema semaforo perché McDonald's, che insomma è inutile dirvi di che cosa, di chi stiamo parlando, peraltro quotato in borsa e noi lo raccontiamo McDonald's, ogni giorno. McDonald's lo ama, ci sarà un perché. cominciamo a metterla qui come espressione. Perché cosa stavamo dicendo? Che McDonald's ha annunciato di averlo adottato come sistema ed è la prima multinazionale food ad averlo fatto. Anche in questo caso, o meglio, forse possiamo sfruttare il caso McDonald's per spiegare quali sono questi equivoci di cui, Chiara, ci stavi hai accennato, insomma, nella tua prima parte di riflessione.
Allora, il primo limite, il primo sbaglio grosso di questo NutriScore è che dà un voto, quindi semaforo verde, semaforo arancione, semaforo rosso, Sì. a seconda dei valori nutrizionali che si riscontrano in 100 grammi di prodotto, non nella porzione. Per cui se McDonald's mi fa un panino a tre strati che pesa mezzo chilo, e poi il voto io glielo do solo su 100 grammi, quindi su uno spicchietto, no? Io magari metto un voto verde perché se mi mangio solo uno spicchietto di quel panino non è così calorico, non è così grasso. Ma qual è il problema di McDonald's? Che mi fa un panino a 5 piani che dovrei invece dare un voto sul panino, non sullo spicchietto da 100 grammi. Pertanto dei prodotti come possono molto pesanti che entrano porzioni in cui si fanno porzioni enormi, quindi ipercalorici, ipergrassi, ipersalati, ricevono un voto positivo perché se analizzo soltanto 100 grammi, le quantità di grassi e di calorie sono molto ridotte. Mentre prodotti di cui io ne utilizzo pochissimo, come per esempio l'olio extravergine d'oliva, il parmigiano, io non è che mangio mezzo chilo di parmigiano o mezzo litro di olio extravergine d'oliva, magari metto un cucchiaio 10 grammi nel mio piatto di olio extravergine d'oliva o 10 grammi di parmigiano sulla mia pasta. Allora, quei prodotti di cui se ne utilizzano pochissime quantità vengono giudicati sui 100 grammi, che non metterò mai tutti dentro il piatto, e quindi ricevono il semaforo rosso. Mentre i prodotti di cui più è grossa la porzione che io metto nel piatto, quindi più calorie e più cibo faccio mangiare al consumatore, migliore sarà la valutazione perché mi valuta soltanto i 100 grammi. Questo è il primo grosso limite del Nutri-Score. Poi ce ne sono tantissimi altri, se ci sarà tempo ne possiamo parlare, ma questo è davvero il più assurdo. Eh sì, il più insomma evidente, anche perché poi tu facevi giustamente, lei faceva giustamente, chiedo scusa, l'esempio del panino di McDonald's o di qualunque fast food, che non è un panettone gastronomico che tu prendi una fetta, no? O uno spicchio, tendenzialmente te lo divori anche con un certo appetito, quindi è difficile insomma prenderne 100 grammi da questo punto di vista. E questo io immagino, Chiara, e qui torno da lei, che il motivo per cui l'Italia non gradisce questo sistema, perché in qualche modo, hai fatto l'esempio di parmigiano e olio extravergine d'oliva, ci si ritrova con prodotti anche riconosciuti, molto più salutari rispetto ad altri, che ricevono una bocciatura inattesa. Assolutamente, cioè il Nutri-Score deve fare riferimento alla porzione e deve anche educare il cliente, il consumatore alla porzione. Cioè, se io sull'olio extravergine d'olivo scrivessi porzione consigliata 10 grammi, perché un cucchiaio di olio è più che sufficiente per condire qualsiasi portata che io ho, allora devo dare il voto sui 10 grammi. Non sui 100 grammi che diciamo, oddio, c'è anche gente che si svuota la bottiglia dell'olio nel piatto, però se io lo educo, guarda, la porzione che ti consiglio è quella, e su quello ti vado a dare il voto, io do un consiglio sulla qualità nutrizionale del prodotto e in più ti do anche un consiglio su quanto metterne nel piatto, ti educo. Poi ci sono tanti altri problemi, per esempio l'olio extravergine d'oliva riceve lo stesso voto dell'olio di colza, non so se mi spiego. Quindi non è soltanto una questione di quantità, cioè a parità di 100 grammi, l'olio extravergine d'oliva riceve lo stesso voto dell'olio di colza. Quindi c'è anche un discorso non solo di quantità e di dose da mettere nel piatto, di porzione, ma anche di qualità. Beh, in effetti, stiamo parlando di un olio di colza che, mi corregga se sbaglio, insomma, è utilizzato soprattutto nell'industria chimica, insomma, per quanto riguarda carburanti e lubrificanti, tendenzialmente non si condisce l'insalata con l'olio di colza ed è anche questo. Purtroppo ci sono tanti prodotti anche che troviamo al supermercato in cui l'olio di colza fa parte della lista degli ingredienti. Quindi, e se l'industria sa che il voto che si dà all'olio extravergine d'oliva è lo stesso che si dà all'olio di colza, ma secondo lei
l'industria sarà più incentivata a utilizzare l'olio di colza o l'olio extravergine d'oliva, sapendo che poi il Nutri-Score sarà uguale. E che poi magari a livello di costi, insomma, c'è anche una differenza che agevola. Io ieri sono andata al supermercato a comprare un po' di junk food, di questi snack, di queste patatine, eccetera, eccetera, perché dovevo fare un video. Anzi, se volete andare sulla mia pagina Facebook, Chiara Manzi, ogni giorno faccio un video. E davvero sono rimasta senza parole. Dico, ma com'è possibile l'industria usa ancora l'olio di colza? Ma era pieno nelle liste degli ingredienti. Certo, se poi l'obiettivo è che tutti abbiano il Nutri-Score e l'industria sa che se mette l'olio extravergine d'oliva o l'olio di colza ottiene lo stesso Nutri-Score, allora spenderà di meno, perché la gente, essendoci il Nutri-Score, non andrà più a leggere la lista degli ingredienti, guarda il semaforo e compra. E poi sembra un po' diseducativo. Abbiamo visto poi quanto le persone possono essere influenzabili, vedi la questione del vaccino, di cui adesso non parliamo, però insomma è davanti agli occhi proprio della stretta attualità, insomma, le manifestazioni no vax, no green pass, quindi sei anche facilmente influenzabile in questa era, insomma, in cui i social la fanno da padrone dal punto di vista comunicativo. Andando avanti, io so che anche attraverso, insomma, le newsletter che mandate, insomma, lei e il suo entourage, c'è un esempio virtuoso, sempre a proposito di bollini e quindi, se vogliamo, di semafori, che arriva da lontano. Sì, diciamo che il Cile ha adottato un sistema che è molto più semplice. Cioè non ti dice questo compralo o questo non lo comprare. Ti mette dei bollini neri quando il contenuto di grassi, di zucchero, di sale è superiore ad una certa quantità, che comunque è una quantità molto bassa. Quindi per avere il bollino nero basta essere leggermente troppo salati, troppo grassi o troppo zuccherati. Allora è un sistema più semplice che non ti dice buono o cattivo, però intanto ti dà un'informazione oggettiva, cioè ti dice l'olio extravergine d'oliva è ricco di grassi, punto. Certo, sto comprando un grasso di condimento, lo so che è ricco di grassi, c'è un bollino nero che mi dice che è ricco di grassi, però non mi spavento, perché sto comprando un grasso, non se ne ho poco, ma mi dà un'informazione. Se non c'è un altro, non c'è lo zucchero, non c'è il sale, dico ok, è un grasso, lo utilizzo nella giusta quantità. Sto comprando il miele, ovvio ci sarà il bollino ricco di zucchero, però se io ne metto mezzo cucchiaino nel cappuccino della colazione, so che sto mettendo dello zucchero, ma ne sto utilizzando poco. Cioè non è un sistema a semaforo quello del Cile, però è un sistema che ti dà un'informazione più oggettiva e tu devi prendere un po' le tue decisioni, devi continuare a leggere le etichette, gli ingredienti, vedere come utilizzare quel prodotto. Però intanto ti mette, diciamo, sull'allerta quando un prodotto è troppo grasso, è troppo zuccherato o è troppo salato, senza avere la pretesa di dirti semaforo verde o semaforo rosso. Sicuramente è un metodo di comunicazione molto più lineare e molto meno ingannevole per il consumatore e soprattutto molto formativo per l'industria, perché andrà a orientare l'industria alla riduzione del sale, dello zucchero e dei grassi. Certo, secondo me c'è un modo migliore per risolvere questo problema, che richiede un po' più di studio, cioè realizzare un disciplinare che davvero ci dia il semaforo verde, il semaforo arancione o il semaforo rosso, considerando la porzione che entra nel piatto, ma anche la qualità di certi ingredienti. Cioè, per esempio, se io il Nutri-Score, per esempio, ti dà un punteggio positivo se tu utilizzi legumi nella formulazione del prodotto, no? Sì. Perché i legumi fanno bene ed è una cosa positiva. Però allo stesso modo mi dovrebbe dare un punteggio negativo se uso l'olio di colza, che si sa che è uno dei peggiori oli per la salute, o se uso l'olio di palma, che addirittura contiene delle sostanze cancerogene. Allora, questi aspetti vanno, così come premio l'utilizzo dei legumi, devo anche penalizzare se utilizzo degli ingredienti di scarsa qualità.
così come ci sono degli additivi che secondo il regolamento europeo vanno utilizzati in pochissime quantità perché se no ci danno dei problemi per la salute. Allora anche lì, se utilizzo degli additivi, dei coloranti naturali, non so, coloro di giallo con la curcuma, che è una sostanza anzi che fa anche bene, un additivo è un colorante ma è naturale, fantastico, ma se invece coloro con il colorante caramello E150D che si trova in tantissimi prodotti e che soprattutto è consumato dai bambini, caramelle, creme caramel, eccetera, e che ha dei risvolti negativi sulla salute, allora lì io devo dire, no, se usi questo colorante che già bisogna usarne poco, perché ci sono delle restrizioni, perché ci sono dei rischi per la salute, io ti metto un po' in meno. Un altro aspetto che va tenuto presente è anche la presenza di cancerogeni di processo, perché nel prodotto, per esempio, è pieno negli omogenizzati per bambini, okay, di acrilammide. L'acrilammide è una sostanza che si forma solo durante il processo di cottura. Quindi io posso prendere ingredienti biologici, materie prime di altissima qualità, poi però se faccio una cottura non adeguata sviluppo un cancerogene che non c'è all'inizio quando io metto, non so, il sugo nella pentola per cucinarlo, ma c'è soltanto quando poi lo metto nel barattolo per venderlo, perché appunto si forma durante la cottura. Anche quello va analizzato. C'è acrilammide? Pensate che nei prodotti per bambini da 0 a 3 anni non c'è neanche l'obbligo di mettere il Nutri-Score. Okay. Ed è lì che proprio ci mettono le più grandi schifezze dentro quei prodotti, e dovremmo tutelare innanzitutto i bambini da 0 a 3 anni, no? Assolutamente. Quindi, ci sono tanti tanti aspetti che vanno tenuti presenti. E noi nella nostra Accademia di Nutrizione Culinaria, l'Accademia che ho fondato nel 2012, Cucina Evolution Academy, abbiamo sviluppato un disciplinare di certificazione per la sicurezza nutrizionale dei prodotti e ci sono tante aziende che si fanno certificare da noi. Se andate sul sito vedete anche i nomi delle aziende. Adesso io non voglio fare pubblicità a nessuno, quindi non faccio nomi, però è un disciplinare che è come se fosse un semaforo verde, cioè noi diamo quella certificazione di sicurezza nutrizionale solo ai prodotti che riuniscono tutti i requisiti, che quindi avrebbero un semaforo verdissimo. Sia chiaro, diciamolo chiaramente, il sistema Nutri-Score Oggi, insomma, se andiamo al supermercato qui in Italia, c'è oppure no? No, no. Non c'è, adesso, esatto. Giusto al supermercato in Italia io non l'ho mai visto. So che qualche azienda lo vuole adottare, ma non l'ho mai visto al supermercato. Sì, no, ma questo insomma era chiaro, ma volevo ribadirlo per evitare magari eventuali equivoci, magari per qualcuno che si è collegato più tardi. È un'idea appunto dell'Unione Europea che alcuni paesi hanno gradito e approvato, non l'Italia, quindi insomma davanti alla scatola di piselli non troverete giallo, rosso, arancione, per fare un esempio banale. Due parole, qualcosa ci ha già detto Chiara di che cosa fa Cucina Evolution, che cosa offre insomma al consumatore, a chi evidentemente magari, dato che comunque è un argomento molto attuale ed è anche interessante e bello che anche i più giovani comincino a tenere, ad adottare un'alimentazione che sia insomma corretta, senza però privarsi eccessivamente di tutto quanto. Insomma, io sono della filosofia che un panino di McDonald's al mese male non fa, quantomeno troppo male non fa. Poi magari adesso lei mi crocifigge, ovviamente in senso figurato, su questa espressione, però insomma ho già detto abbastanza, a lei la parola. Assolutamente, il tuo punto di vista è fondamentale. Infatti il lavoro di noi nutrizionisti deve essere quello proprio di fare in modo che il panino di McDonald's faccia bene alla salute. Quindi non è McDonald's che rende sano o velenoso il panino, non è il marchio, ma come viene realizzato quel panino. Sì. Se McDonald's facesse dei panini fatti secondo le regole della nutrizione culinaria e della scienza, tutte le linee guida per una corretta alimentazione, mantenendo lo stesso gusto del McDonald's, perché McDonald's se è quello che è perché piace, quindi patatine fritte, sane,
panini multistrato, sani, se lo facesse tutto secondo le regole della scienza, perché no, tutti i giorni un panino da McDonald's? Ed è proprio questo il metodo scientifico Cucina Evolution, cioè Cucina Evolution, lo dice la parola, è la parte della cucina italiana in evoluzione, cioè prendere tutto ciò che la ricerca scientifica oggi ci dice su come si può sostituire lo zucchero, come si può sostituire il sale, come si possono sostituire i grassi in modo salutare, non in modo ingannevole, che faccio finta di sostituire lo zucchero, ci metto dentro un altro dolcificante che fa peggio dello zucchero, poi alla fine non va bene, no? Quindi, per esempio, io ti ho portato qui un prodotto di Cucina Evolution che non so se si vede, è Salsa un ketchup, ketchup. sì. È un ketchup. Quindi parliamo di McDonald's, sicuramente maionese, ketchup e robe di questo tipo ce le troviamo sempre Non davanti ai panini. mancano. Ecco, questo ketchup l'abbiamo riformulato sostituendo lo zucchero, quindi in questo ketchup c'è zero zucchero e zero sale, solo pomodori dell'Emilia Romagna, perché noi siamo a Bologna, quindi chilometro zero, possiamo dire così, e tutto il gusto del ketchup, la consistenza del ketchup senza aggiungere amidi, calorie praticamente pari a zero perché sono solo quelle del pomodoro, ma il sapore è quello del ketchup. Oggi la ricerca scientifica ci dice che è possibile sostituire tutto ciò che ci dà gusto, mantenere il gusto della tradizione e quindi far continuare a mangiare le persone ciò che amano. Perché il problema della corretta alimentazione è proprio questo. Cioè, se io per mangiare sano mi devo dimenticare della carbonara, oppure lo devo relegare a quel giorno libero, no? Che uno sembra che sta in prigione, aspetta con ansia che arriva il giorno libero in cui si può mangiare la pizza, la carbonara, un fritto, un dolce. Ecco, il metodo scientifico Cucina Evolution, qui c'è un libro dove ci sono oltre 200 ricette facili e veloci da fare a casa, ti insegna a stare in forma mangiando due dolci al giorno, mangiando la pizza quando vuoi, mangiando l'hamburger, mangiando il wurstel, mangiando tutto quello che ami. Tutto quello che apparentemente è, diciamo, vietato, viene considerato veleno, diciamo. Esatto, perché è veleno perché è fatto come è fatto, ma se noi lo facciamo, quindi lo cuciniamo in un modo diverso, allora il problema è risolto. Basta che il gusto non sia solo buono, ma sia addirittura uguale o addirittura ancora migliore di quello a cui siamo abituati. Uno degli ultimi miracoli che abbiamo realizzato è proprio un booster. Io sono una grande golosa di wurstel, ovviamente comperavo soltanto wurstel di altissima qualità, non quelli del supermercato, Sì. perché vado sempre in vacanza in Alto Adige e nel paesino dove vado c'è un piccolo artigiano che fa tutti i salumi lui e hanno un sapore strepitoso perché utilizza la carne dei masi delle Dolomiti, no? Quindi una carne fantastica, poi insomma fa tutto lui artigianalmente. Sì. E quindi durante il lockdown l'ho coinvolto, gli ho detto: senti, adesso che c'è meno lavoro, perché non facciamo un booster della salute? Perché il tuo booster io me lo posso mangiare uno al mese, ma se facesse bene me lo potrei mangiare anche due a settimana, perché no? E quindi lui è stato disponibile e abbiamo creato questo prodotto che è strepitoso, cioè di una bontà assurda, la gente è entusiasta. E tra l'altro, insomma, è qualcosa che ti fa risparmiare tempo perché lo cucini in 2 secondi, non puoi anche mangiarlo freddo perché è precotto, ma c'ha quel sapore proprio del suo wurstel artigianale, della sua carne, dei masi dell'Alto Adige, però con pochissimi grassi, pochissimo sale, tante fibre, vitamine, insomma, fa bene. Uno dice: sai che c'è? Voglio farmi del bene o voglio perdere peso? Oggi mi mangio due bei wurstel. Ecco, questa è Cucina Evolution. Ultima domanda, saremmo un po' in ritardo, ma gliela voglio fare perché sono sempre stato incuriosito, di fare questa domanda a una nutrizionista, non l'ho mai fatto, ne approfitto adesso. Piatto preferito di Ah, Chiara io adoro Manzi? gli gnocchi. Telegrafica, che siamo quasi in ritardo. Gnocchi?
patate, assolutamente, con il sugo semplice e il parmigiano, sono il mio piatto preferito. Ok, grazie a Chiara Manzi, Cucina Evolution, per averci insomma spiegato un po' la questione del sistema semaforo e di averci anche raccontato che cosa si può fare per un'alimentazione buona e sana a 360 gradi. Grazie, buon lavoro e buon fine settimana. Buona giornata, ciao!